Bella ragazzi, sono Leo e in questo nuovo video vi voglio far vedere il mio laboratorio. Qui è dove farò tutti i miei esperimenti di fai da te e inizierò una serie di esperimenti, però anche se arriverà tardi avrete pazienza. Mi dispiace per essere arrivato in ritardo con questo video, ma ho avuto dei contrattempi con la scuola e con i miei genitori. Ora vi voglio mostrare il mio laboratorio, perché come sapete, ogni persona che vuole fare fai da te ha bisogno di un laboratorio. Qui, come vedete, c'è il pannello rosso principale dove ho iniziato ad appendere gli attrezzi. Ancora devo finire di appendere gli attrezzi perché qua, come vedete, è rimasto il cassetto con ancora tantissimi attrezzi. Dovrò avvitare le viti con tutti i gancetti e mettere i gancetti giusti per ogni attrezzo. Poi qua c'è il banco principale da lavoro, lì c'è la mia smerigliatrice. Dopo in un video vi farò vedere come funziona e come costruirla. Ci sono vari ciaffi, telecomandi smontati, lo stagno qui per saldare, oppure una radio, la radio di mia nonna, schede elettroniche di computer, magari farò qualche video per dissaldarle. Questo, ragazzi, è la cosa più utile mai inventata nella storia delle saldature. Non potete immaginare quanto sia utile per saldare. Io ho provato a saldare tenendo il filo con le mani. È una cosa difficilissima. Questo invece ti permette di vedete, puoi attaccare il filamento qui e saldare. È una cosa utilissima un bel po'. Qua c'è un trasformatore. Non mi ricordo il voltaggio, mi sa che sì, c'è scritto sopra. Qua c'è un coso che fa la scintilla, vabbè. Ci sono degli hard disk smontati, un apparecchio laser di una stampante. E con quegli hard disk costruirò una cosa che vi farò vedere. Quella torcia ho tentato di ripararla. Insomma, questo è il mio laboratorio. Qua ci sono tutte le mensoline con tutte le robe che ho smontato, il motore di una stampante, motori. Questi motori qua sono 12 volts, li ho trovati in un bidone dove buttavano, in un'officina dove buttavano tutti gli scarti delle macchine. Mi sa che sono quelli che tirano sui finestrini. Poi bombolette per la bici, pezzi elettronici dagli hard disk. Cose che userò in seguito, anche cartucce usate di una stampante. Questa è utile perché la lente di ingrandimento quando si lavora con l'elettronica è sempre utile. Queste cassettiere qui, ragazzi, sono molto utili, permettono di tenere ordinate qualsiasi cosa. Qui ad esempio ho messo le viti normali e qui invece ho messo le viti con la punta Torx, con la testa Torx. Qui ho messo il cavo di un telefono, poi vedrete mano a mano le componenti che ci sono dentro. Lassù tengo una riserva di gomma piuma, un pezzo di una macchina, delle freccette, radio, autoradio, un retino, vabbè. Questa è una modifica che ho fatto all'interruttore del garage. Ho messo l'interruttore della luce, come vedete si accende e si spegne la luce. E una spina in modo tale da poter usare le altre luci o la smerigliatrice. Qua sotto tengo invece la colla a caldo lì in quella scatola grigia. Questo è un pezzo di una stampante, è il vetro dello scanner. Poi qui c'è un componente di una macchinetta per fare gli scontrini. Là dietro due alimentatori per PC. E qui c'è la mia miniera di gomma piuma, dove è sempre utile la gomma piuma per fare determinate cose. Una palla sgonfia, inutile. E nei cassetti, nel primo cassetto ci sono pezzi di telefono, spago, nel secondo attrezzi, cacciaviti, chiavi, scotch, penne. Qua c'è il trapano, l'unico attrezzo elettrico che ho per ora. E più rotoli di tubi di carta, sempre utile la carta. E il cartoncino. Questo pannello l'ho montato di recente. È molto utile perché permette di tenere gli attrezzi in ordine. E poi è più bello da vedere, no? Vi pare?
Comunque, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto il video, se avete anche voi un laboratorio come il mio, se volete farmene uno così, se vi sono piaciuti i consigli. Comunque, sempre buono avere una presa elettrica, buona luce sul piano di lavoro e un piano di lavoro abbastanza in ordine, al contrario del mio, che come vedete è un po' disordinato. Poi è sempre utile anche una sedia. Se soffrite di mal di schiena, potete sedervi e lavorare in tranquillità. Se magari dovete saldare, oppure potete anche portarvi dietro un computerino per programmare alcune schede se siete bravi in elettronica. E questo è tutto. Questo è il mio laboratorio. Se volete fare insieme a me alcuni video di fai da te. È bene che ne abbiate uno, o perlomeno che disponiate degli attrezzi che utilizzo, soprattutto il saldatore, il braccetto, oppure anche gli attrezzi, quelli lì, sono quelli che uso di più. Bene, ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.